Nell'Italia, che da oggi sarà tutta bianca e dove si potrà stare senza mascherina se si è all'aperto, ci sono ancora 2.700.000 cittadini che hanno più di 60 anni e non hanno fatto neanche una dose di vaccino, dunque non hanno alcuna protezione contro il Covid, nonostante siano la categoria che rischia le conseguenze più gravi in caso di contagio. Una situazione che spinge le regioni stesse ad anticipare i richiami per gli over 60 che hanno avuto già la prima dose per tentare di frenare la variante Delta, la cui diffusione in meno di un mese è quadruplicata, passando dal 4,2% del totale delle infezioni al 16,8%. Riuscire a raggiungere il più velocemente possibile i soggetti più a rischio che non si sono prenotati tramite i call center e gli hub e convincere chi non si è ancora voluto vaccinare tra gli over 60 rimane dunque il principale obiettivo. Sono 782 su 138.391 tamponi effettuati i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Sono invece 14 le vittime in un giorno. Il tasso di positività è stabile allo 0,5%. Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 33 casi su 3.940 test per l'infezione da Covid-19 con un tasso di positività dello 0,8%. Non sono stati registrati decessi. 9 sono i nuovi casi di positività in provincia di Taranto. Sono 15 i pazienti positivi al Covid ricoverati nella provincia ionica, tutti nell'ospedale San Giuseppe Moscati. Stava lavorando per ripristinare un cavo ad alta tensione. Alle prime ore di questa notte in via Garibaldi a Taranto un operaio 31enne è rimasto ferito da un'esplosione investito da una scossa elettrica da 20.000 volt. Immediato l'arrivo di una volante di polizia, un agente ha praticato un lungo massaggio cardiaco all'uomo in attesa dei sanitari del 118, consentendogli di restare in vita. Il malcapitato è stato ricoverato con urgenza presso il reparto rianimazione del Santissima Annunziata con ustioni di primo e secondo grado sul 90% del corpo e ora in gravissime condizioni. Nel frattempo gli inquirenti al lavoro per ricostruire le dinamiche dell'incidente. Un 44enne di Avetrana con precedenti ha tentato la scorsa notte di rubare un'autoambulanza intervenuta in soccorso di un'anziana che aveva accusato un malore. L'uomo è stato bloccato dal personale sanitario col quale ha ingaggiato una colluttazione. Gli operatori hanno riportato lesioni guaribili in 7 giorni. Il 44enne ha posto resistenza a fronte dei tentativi dei sanitari di non farlo allontanare. I carabinieri di Manduria giunti sul posto hanno bloccato e arrestato il malvivente. L'accusa è di tentativa. Data rapina, lesioni personali ed interruzione di pubblico servizio. Sedicenti infermieri con titolo di studio contraffatti e palesemente falsi propongono loro candidature per una eventuale assunzione. Questa è la denuncia del presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Taranto, Pierpaolo Volpe. Lo scorso febbraio, infatti, un infermiere assunto a tempo determinato dalla ASL Taranto a seguito di autocertificazione dei titoli di studio non risultava aver mai conseguito la laurea in infermieristica. Da parte dell'Ordine, l'immediata cancellazione dall'albo professionale e la denuncia ai carabinieri del NAS e alla Procura della Repubblica. Continueremo senza tregua la lotta all'abusivismo professionale, afferma Volpe, a tutela dei cittadini e dell'immagine della categoria professionale. Si è insediato oggi nel Duomo di San Cataldo a Taranto il Tribunale diocesano per la causa di beatificazione e canonizzazione della serva di Dio Paola Adamo. 43 anni fa, il 28 giugno 1978, la ragazza moriva a soli 14 anni a causa di un'epatite virale fulminante. L'arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, ha presieduto l'insediamento che giunge al termine di 3 anni di iter, in cui Lucia D'Ammacco, mamma di Paola, e Don Martino Mastrovito, postulatore della causa, hanno raccolto le varie documentazioni. È una fortissima emozione che non si può raccontare perché è una cosa eccezionale, rara. Né potevo immaginare che saremmo arrivati a questo punto.
Paola per noi era una ragazza speciale, una figlia bella, e dicevamo sempre nelle nostre preghiere: Signore, fammela buona, fammela brava, fammela santa. Evidentemente il Signore con noi è stato così buono e generoso che ha ascoltato tutte e tre i desideri, e a questo momento vuole farla forse pure santa. E io ringrazio il Padre Eterno di tutto questo. Non solo un festival, ma la nostra idea di futuro per una città che torna ad essere centrale anche per la musica. Antonio Olivetti, direttore artistico del Taranto Jazz Festival, con l'assessore alla cultura del Comune di Taranto, Fabiano Marti, hanno presentato quest'oggi nel foyer del Teatro Comunale Fusco il cartellone degli appuntamenti che saranno l'anima jazz di Taranto. La novità, anzitutto la cosa più bella, è la ripartenza, quindi sembra che diciamo sempre le stesse cose, però il fatto che chi si occupa di musica, arte e cultura possa ripartire è una cosa molto importante. E niente, la novità è che facciamo quasi un anno di vita come festival, quindi è anche bello che esistiamo da un anno, e la novità sta nel fatto che lentamente stiamo cercando di far crescere il festival, quindi quest'anno avremo tre artisti molto importanti che sono Paolo Freso, Stefano Bollani, Fabio Concato, quindi sarà un festival diciamo bello, importante, con artisti che hanno fatto la storia. Tutti i loro brani ovviamente fatti in chiave jazz, quindi siamo felici anche di ospitarli a Taranto, anzitutto per far vedere anche la bellezza della nostra città, e anche perché ormai è nata questa diciamo sinergia col comune che ci appoggiamo a vicenda fondamentalmente. Si sono disputate sabato e domenica scorsi, 26 e 27 giugno, le regate previste nell'ambito del circuito interzonale adriatico, valevoli come terza tappa del campionato ottava zona FIV categoria Open Skiff. Il circolo organizzatore Onda Buena ha ospitato a Taranto atleti e accompagnatori provenienti da molte città italiane che hanno animato per due giorni la rada di Mar Grande. I 40 atleti si sono confrontati in quattro prove giornalieri. La classifica finale sia per gli Under 13 Prime che per gli Under 17 conferma il grado di preparazione raggiunto dagli atleti del team Onda Buena Teleperformance, che nelle rispettive categorie hanno conquistato il podio e in assoluto le prime posizioni.